L'ultima notizia per Forza Italia, in fondo l'abbandono di Sandro Bondi e dice... Ma lei pensa che agli italiani possa interessare l'ultima notizia? Agli italiani interessano i contratti di lavoro, la disoccupazione giovanile, agli italiani interessano queste cose. Se voi siete così perversi da cercare nei ritagli di giornale queste cose, io vi faccio gli auguri. Agli italiani interessa la disoccupazione al 14%, agli italiani interessano le tasse, cioè non pagarle, pagarne il meno possibile. Agli italiani interessa sbarcare il lunario. Se però la vostra perversione arriva anche a questo, io dico che il nostro partito è un partito anarchico e monarchico insieme, per cui viva la libertà di pensiero, le idee le possono esprimere tutti, viva Sandro Bondi, viva Berlusconi, viva la libertà di pensiero che c'è nel nostro partito. Non così con il rottamatore Renzi, non così con la violenza di Renzi, il peronismo di Renzi, che adesso se la prende con i milionari, non i suoi amici, ma non si sa chi, pur di affermare la sua leadership senza voti, perché Renzi non ha i voti in Parlamento e sposta tutto al Senato, che è il porto delle nebbie, il porto delle sabbie.